Il prossimo traguardo è la finale del 5 aprile in prima serata su Rai 3, che decreterà il Borgo dei Borghi d'Italia 2015. Brisighella sarà in lizza agli altri 19 borghi più belli d'Italia, uno per ogni regione. Il ringraziamento del sindaco Missiroli va alle tante persone che hanno sostenuto la candidatura di Brisighella e permesso di vincere le primarie Emiliano Romagnoli nella trasmissione Il Kilimangiaro. Un grazie a tutti i sostenitori, un grazie a tutto il territorio che ha saputo fare squadra senza distinzioni di parte. Ora, dice il primo cittadino brisighellese, non disperdiamo questo grande patrimonio. Credo sia nel pensiero di tanti, ci possiamo dividere su tante cose, ma non sulla potenzialità che ogni comunità e ogni territorio possono mettere in campo. Bellezze architettoniche, paesaggistiche, gastronomiche e culturali. Siamo così, a volte ci lamentiamo anche giustamente, ma siamo orgogliosi della nostra terra e non manchiamo mai di dimostrarlo. E solo se riusciamo a fare sistema possiamo guardare con fiducia al nostro futuro. Un grazie infinito a tutti, ognuno ha messo del suo, a Brisighella e a tutto il territorio, a chi la vive tutti i giorni, a chi vive nelle vicinanze e l'apprezza nei suoi momenti di relax, a chi è tornato ma la porta sempre nel cuore, ma anche a chi con questa opportunità l'ha potuta conoscere solo ora e l'aspettiamo a braccia aperte. Un grazie da parte del sindaco anche agli amici del borgo di Fontanellato, con i quali c'è un rapporto di stima reciproca. Ora ci aspetta la sfida finale, sarà nostra cura informarvi appena ci avranno comunicato la modalità di voto. Il regolamento del Kilimangiaro per ora prevede, una volta terminate le primarie di ogni regione, pertanto quando il pubblico da casa avrà scelto i 20 borghi, uno per ogni regione, che accederanno alla fase successiva della gara, che si proseguirà con le votazioni sul web, dove, previa registrazione, sarà possibile votare il borgo preferito per le successive 4 puntate del programma. Quindi, dai primi di marzo, si potrà votare Brisighella direttamente sul sito del Kilimangiaro. Francesca Diletta per Faenza Web TV.